È illegittimo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione, in base alla dichiarazione del datore di lavoro in occasione di una visita di polizia, secondo cui il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio a partire dal mese di settembre del 2009. È ben possibile che il datore di lavoro si sia confuso sulla domanda rivoltagli, intendendo dire che il lavoratore ha cominciato a svolgere attività lavorativa in regola solo in seguito alla presentazione della domanda di emersione, che è avvenuta, come noto, nel mese di settembre del 2009. Trattandosi di errore riconoscibile, se ne sarebbe dovuto tener conto nel caso dell'istruttore della domanda, essendo elementi oggettivamente idonei, ove confermati, ad indurre l'amministrazione a determinarsi diversamente.